Maurizio Pistocchi di Mediaset. Maurizio, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Francesco Scarcelli ed Enrico Pedone in studio. Credo che non ci sentiamo da prima dell'estate, Maurizio, quando dovevi andare. No, eri in vacanza quando ti ho sentito l'ultima volta. Eri tra un drink ed un altro sulla spiaggia ben adagiato, ricordo. Bei tempi. Hai una cartolina da qualche... Ma è vero, pensa che è finita da poco l'estate, Maurizio, ma sembra chissà quando. In verità ancora siamo in estate perché l'estate finisce il 20 settembre. Sì, quindi, sì, però che tempo fa a Milano oggi, per esempio? A Milano piove. Ecco, appunto. Ti mette proprio di buon umore. Oh, bellissimo. Tra le tante cose che non mi mettono di buon umore, c'è anche il tema. Maurizio, senti, volevo fare con te proprio una piccola panoramica del calcio italiano e delle coppe appena iniziate. Parto proprio da lì. La Juventus che ieri sera coglie questa bellissima vittoria poi col Manchester, grazie anche ad un portiere che, possiamo dirlo in questo momento, forse insieme a Neuer è il numero uno al mondo, no? Una Juventus che si rilancia anche per il campionato, dà un segnale anche al campionato, Maurizio. Beh, intanto io ovviamente ieri sera ho seguito le partite anche se non sono più impiegato sulla Champions e ho visto la partita della Juventus, devo dire che 15 giorni fa quando si è chiuso il mercato mi hanno chiesto un parere sull'acquisto di Hernanic e io ho detto che a mio modo di vedere poteva essere utile alla Juventus nel ruolo davanti alla difesa perché è un giocatore di qualità, è un giocatore che ha forza nelle gambe. Tutti si sono meravigliati, ma ha sempre giocato trequartista, certo, perché c'erano allenatori che non sapevano dove metterlo e quindi lo mettevano vicino alla porta. Devo dire che vedendo anche i numeri di stamattina sulla Gazzetta, 61 palloni giocati. Abbiamo parlato poc'anzi, Maurizio, proprio analizzando la partita di Hernanes grazie ai raggi X fatti dalla Gazzetta dello Sport. Beh, sicuramente una prestazione positiva e il ragazzo crescerà perché non giocava in quella posizione lì da tanto tempo. Praticamente lui quando è venuto a giocare in Italia, nella Lazio, c'era Veia, non sapeva proprio dove metterlo perché nel suo calcio quel tipo di posizione, il regista basso non è compreso e quindi gli ha fatto fare il trequartista. Secondo me questo è stato un acquisto importante per la Juventus. La Juventus ha fatto, come ho detto varie volte, anche in estate, un mercato frammentario, incompleto. Hanno pensato di sostituire tre fenomeni, Pirlo, Vidal e Tevez, con un ragazzo giovane di grandi prospettive. Dybala secondo me diventerà un campione, però adesso non lo è, e Tevez di un altro livello. Vidal era un giocatore che poteva fare la differenza in qualsiasi partita, anche se l'anno scorso aveva avuto parecchie problematiche, e Pirlo era Pirlo, quindi sai, sostituire Pirlo con Chedira, a mio modo di vedere, un errore, ma lì si partiva da un presupposto tecnico perché Allegri voleva un giocatore difensivo davanti alla difesa, come già aveva fatto al Milan quando... Infatti era recidivo, no? In questo errore, se vogliamo chiamarlo, Allegri, Maurizio. Mandò via Pirlo dal Milan. Ma sì, secondo me è un errore incomprensibile perché è un allenatore che parla continuamente di tecnica, dice dobbiamo giocare tecnicamente bene. Appunto. Tecnicamente bene. E ti privi di Pirlo. Hernanes, secondo me, nella Juventus serviva come il pane, un giocatore che sarà molto utile. Ho visto una squadra al primo tempo troppo rinunciataria. Però nel secondo tempo, quando è andata sotto, mi ha fatto vedere il grande carattere di questa squadra, la grande determinazione. E la domanda che mi sono fatto fino a quel punto è stata: ma non potevano cominciare prima ad essere un po' più propositivi? Perché nel momento in cui hanno cominciato ad attaccare, no, non solo hanno fatto due gol, ma facevano paura, nel senso che si vedeva che era una squadra che aveva un grande potenziale. Forse serviva quello schiaffo, forse, Maurizio, prima, e si sono ritrovati in quel momento, c'è anche la forza dell'avversario, che è normale che in casa pronti via parte, certo, ti aggredisce. No, certo, infatti questa era l'analisi successiva a quella che ho detto. Probabilmente il comportamento è stato indotto anche dalla forza del City, che in casa sua ha cominciato ad attaccare. Però questo, per il mio modo di vedere, deve essere la crescita dal punto di vista della mentalità e del gioco. Come gioco, ieri sera un passo in avanti l'hanno fatto rispetto alle ultime prestazioni,
come mentalità devono crescere, devono essere una squadra che deve sfruttare di più le proprie potenzialità. L'anno scorso quando io dissi che con Morata avevano trovato un giocatore di livello eccezionale, come al solito quelli che non vedono più là del loro naso dicevano: ah, ma cosa ha fatto questo, avevano già fatto questo. Adesso se ne stanno accorgendo, è vero, è Morata, cioè un giocatore che ha delle qualità fuori dal normale. Tu lo dicesti dall'anno scorso. Sai, forse hanno perso qualcosa nel carattere, Maurizio, perché perdendo quei punti fermi come Pirlo, Tevez e lo stesso Vidal, lì sapevi che comunque avevi dei compagni in squadra che in qualunque momento avevano il pallone tra i piedi, qualcosa poteva accadere, e comunque erano delle certezze, no? Ora, scoprendo Hernanes, scoprendo i nuovi arrivati, che peraltro poi magari Hernanes non è una prima scelta perché prima di lui hanno cercato diversi giocatori, ecco, adesso diciamo scoprendo le qualità e le doti di Hernanes, poi tornerà anche Khedira, magari ritroveranno anche la fiducia nei propri compagni, la fiducia nei propri mezzi, perché poi la Juventus, ragazzi, chi l'ha data morta in Italia, ho detto, secondo me continua ad essere la squadra da battere, Maurizio, pur partendolo da una posizione non più ottimale, ma per me è ancora la squadra da battere, nonostante come l'Inter. Rosa sicuramente sì, come rosa e come organico sicuramente sì. I tre giocatori che hai nominato tu erano tre giocatori che avevano il gioco dentro, lo conoscevano a memoria, in qualsiasi momento della partita sapevano cosa fare. A questi giocatori Allegri deve insegnare, per questo è stato intelligente mettendo Hernanes davanti alla difesa, perché Hernanes il gioco lo conosce, perché Hernanes è un giocatore che ha attraversato una parabola, no? Certo. Cresciuto nel San Paolo nei due centrocampisti difensivi, è arrivato in nazionale giocando lì, poi è arrivato in Italia, ha fatto in trequartista, insomma, a parte l'anno all'Inter in cui non si è capito cosa doveva fare, forse non l'ha capito neanche lui. Credo che questa squadra ha bisogno di crescere sul piano del gioco, sul piano dell'esperienza, sul piano della mentalità, però hanno fatto una campagna acquisti importante, hanno speso 123 milioni di euro. Maurizio, l'acquisto di Hernanes dall'Inter, Maurizio, secondo te quando l'Inter gliel'ha dato, pensavano di fare loro l'affare? Secondo te, dice, gli abbiamo dato mezzo bidone? Dici, io credo di sì, nel senso che Hernanes all'Inter in due anni non ha mai trovato una collocazione. Perché io quando sentivo dire: ma questo è un trequartista, ma non ha il passo del trequartista, e in più non è un giocatore che ti dà la palla gol, questo è un giocatore che quando arriva lì, avendo dei piedi straordinari, tira, e quando tira spesso fa gol, però non è un trequartista. Dal punto di vista economico l'affare l'ha fatto la Lazio, 20 milioni di euro. Ah beh, sei ombra di sì. 20 milioni di euro. Sicuramente senza ombra di dubbio, però Hernanes è il classico esempio, nel modo di vedere, di quello che succede a volte nel calcio quando c'è poca chiarezza. Anche dalla Juve è stato preso per fare il trequartista. È stato preso per fare. Sì. Poi Allegri, che ha una grande qualità, Allegri, essendo stato giocatore, ha la capacità di lettura delle qualità individuali. Secondo me si è accorto, dopo 3-4 allenamenti, che Hernanes, avendo forza nelle gambe ed essendo un giocatore intelligente e con ottima tecnica individuale, in quella posizione gli può dare dei vantaggi che sicuramente Panoin non gli dà, e soprattutto non vale la pena di sprecare una mezzala che ha le due caratteristiche fondamentali delle mezzali, cioè fa gol e recupera pallone come Marchisio, in una posizione in cui non potrebbe fare gol e sarebbe limitato. Quindi, in un modo di vedere, Hernanes e Lemina, che è un buonissimo giocatore, io lo conosco da quando giocava nell'Under francese con Pogba e con Dobbiá, Lemina è un centrocampista che ha l'aiuto a fare sangue, perché è un centrocampista che ha quelle doti nel recupero del pallone, che ha una squadra che ha delle grosse qualità individuali dalla metà campo in su, servono moltissimo. Sicuramente. Maurizio, mi è sembrato, poi dirò subito. Come dice giustamente, per concludere su Hernanes, il discorso del trequartista, come dice giustamente Maurizio Pistocchi, prima di Hernanes, Hamsik, che abbiamo scoperto, il Napoli gli ha detto 10 volte no alla Juventus, le ha detto, poi Draxler, poi Götze, insomma, vero, Hernanes vero. Infatti fino a poco entrare è arrivato l'ultimo giorno di mercato come ultima scelta. Altri. Isco, Oscar. Cioè, quindi, e magari insomma, è il migliore, magari poi alla fine risulta il migliore.
Ma no, sai, non so se è il migliore o no, però secondo me gli serve lì. Mentre invece come trequartista, a mio modestissimo parere, mi sbaglierò, ma Pereira è un giocatore che ha quelle qualità, va senza palla, può crescere moltissimo impiegato in quel ruolo lì. È vero. Quindi, a mio modo di vedere, nella vita ci vuole fortuna. Assolutamente, a volte senza quella. Un giocatore per fare un lavoro, poi ti accorgi allenandolo che invece è più bravo a fare altre cose. Io devo dire che ho sempre avuto questa idea fissa su Hernanes perché lo seguivo moltissimo nel San Paolo e mi piaceva moltissimo nei due centrocampisti difensivi. Un po' quello che accadde alla Lazio con Beppe Signori, chi si aspettava che poi diventasse il bomber che è diventato la Lazio. Maurizio, finendo con la Juventus, mi è sembrato che quest'anno non si aspettasse altro, nessuno le ha perdonato nulla, nessuno ha notato che all'inizio della stagione ha perso sì tre perni fondamentali, ma coloro i quali sono venuti, sono arrivati poi per sostituirli, guarda che dira, la Juventus fino alla Supercoppa con l'Italia, la Lazio perdeva qualche pezzo, anche la Lazio, ma la Juventus veniva falcidiata dagli infortuni, lo stesso Khedira, Marchisio, gente importante, però in quelli che erano poi i giudizi sulla squadra nessuno ne teneva conto, no, la Juve, però io credo che anche per una corazzata come la Juventus bisogna tener conto degli uomini infortunati o di quelli fuori forma o di un ciclo nuovo che va ad iniziare, no? E secondo me, ripeto, per questo rimango dell'idea che è la squadra da battere ancora. No, io credo che quest'anno alla Juve sia successo che c'è stato un po' di confusione in società in estate, per svariati motivi, e che si è perso di vista quello che era l'obiettivo, diciamo, primario di questa squadra. Andare a fare un amichevole importante contro il Borussia Dortmund dopo 6 giorni di ritiro significa esporre i giocatori poi a tutta una serie di infortuni, certo, che puntualmente sono venuti. La ricaduta di Marchisio è il 6° infortunio muscolare che la Juventus ha dovuto sopportare dal ritiro precampionato ad oggi. E queste cose succedono perché non lavori abbastanza, perché il corpo umano è una macchina che ha bisogno di benzina. A maggior ragione il calciatore che deve fare una stagione di 50 partite per la quale il periodo di precampionato è cruciale. Cioè, il lavoro, se voi parlate con tutti gli allenatori d'Italia, vi diranno che il periodo fondamentale per la stagione è il precampionato, perché lì si valutano i giocatori, lì si lavora fisicamente, lì si gettano le basi per tutta la stagione. Se tu il precampionato lo fai come sta facendo qualche società, tra le altre cose, la Juventus non ne aveva bisogno, una società ricca, una società che aveva appena anche fatto 100 milioni di euro tra Champions, diritti vari, perché la Juventus deve andare a fare delle amichevoli dopo 6 giorni? Qual è il motivo? Dopo 6 giorni di preparazione. A mio modo di vedere, quello è stato il vero problema che la Juve ha avuto quest'estate, e non dipende da Allegri, dipende dalla società. Perché tutti hanno detto, succede un po' come è successo al Milan con Allegri. È vero che Allegri ha una triste fama nel suo secondo anno, perché nel suo secondo anno al Cagliari fu esonerato, nel suo secondo anno al Milan perse lo scudetto dopo aver avuto un vantaggio importantissimo, però credo che il problema degli infortuni non dipenda dalla sua preparazione. Infatti sì, ma Maurizio mi ha anticipato sapientemente, perché c'è questo pericoloso parallelismo che vede Allegri nel secondo anno del Milan subire una serie di infortuni con la sua squadra impressionante, proprio infortuni muscolari a ripetizione, tanto da appunto fargli così tanto da farne diventare un allenatore un po' quasi maledizione nel secondo anno, proprio dal punto di vista degli infortuni. E fino a prova contraria siamo al secondo anno con la Juve. Qui ha delle responsabilità in quel caso, nel caso al Milan, e ti spiego perché, perché nell'anno precedente, prima di essere scudetto, c'era uno staff medico molto preparato, uno staff medico che aveva fatto delle analisi molto accurate su tutti i giocatori a livello individuale e che fece una preparazione e scalettò il lavoro in maniera individuale, in maniera perfetta. Non so per quale motivo, non so per quale problema Allegri poi decise, pretese di cambiare lo staff medico, e tra parentesi, l'anno in cui vinse lo scudetto non ebbe pochissimi infortuni con una squadra dall'età media molto alta, sì. Mentre invece l'anno dopo con il nuovo staff medico ebbe un sacco di infortuni, quindi in quel caso, nel caso del Milan, Allegri ha le sue responsabilità.
Maurizio, prima di lasciarti, perché poi devi andare prima delle 13, andiamo subito sulla Lazio, perché poi vorrei trascinarti nel parlare anche al volo, Maurizio, in un minuto mi dici la Roma, l'Inter, chi secondo te può essere tra quelle un po' indicate da tutti l'anti-Juventus, o se è la Juve l'anti-Roma e l'anti-Inter, se si sono un po' invertiti. Pensavo che andavi ruoli. Su Roma-Barcellona, pensavo. Anche, poi stasera c'è Roma-Barcellona, quindi. Ma guarda, sulla Lazio sono rimasto molto deluso dalle prestazioni della squadra. In Champions, nei preliminari di Champions, è stata fatta una partita imbarazzante a Leverkusen. Imbarazzante per mentalità, imbarazzante per disposizione in campo, imbarazzante per tutto. Ma è stato veramente quello giusto il mercato della Lazio, Maurizio? Partiamo dal mercato, stato un mercato giusto quello della Lazio? Per il guarda, salto di qualità? Ne abbiamo parlato proprio in estate. Eh sì. Loro avevano due prime punte e secondo me aspettavano di vedere cosa succedeva con i preliminari per fare eventualmente un altro investimento. Evidentemente non hanno fatto bene, anche perché soprattutto almeno quello che ho visto io nelle partite con il Leverkusen non è stato tanto un discorso di assenze, che pure sono state rilevate, no? Perché ovviamente hanno influito, ma quello che non mi è piaciuto assolutamente, partendo da un risultato di 1-0 all'Olimpico, che era già un risultato importante, è stata la mentalità, il modo con cui si è andati a giocare a Leverkusen, e poi la stessa mentalità l'avevano ripetuto in campionato, prendendo una bambola incredibile. Col Chievo. Poi andate a prendere 4 gol col Chievo, no? Certo. E quindi, a mio modo di vedere, non è tanto un problema di giocatori, ma è un problema di mentalità e di organizzazione di gioco, e qui Pioli si deve prendere le sue di responsabilità. Magari col Chievo è il contraccolpo psicologico proprio per l'uscita dalla Champions, Maurizio, no? Sì, sì, però allora scusami, se dipende tutto dai giocatori, dalla testa dei giocatori, l'allenatore cosa ci sta a fare? Cioè, mi è bravo proprio dopo. Guarda, cioè, tanto per fare un paragone veloce, come arrivava a questa partita di Champions la Juventus di Allegri? Col morale sotto i tacchi. Arrivava a una situazione disastrosa, cioè, hanno fatto un punto in 3 partite, col Chievo, francamente, insomma, è stata una partita imbarazzante, perché hanno giocato molto male, il gol del Chievo del giocatore era valido, è vero che c'era anche un rigore su Pogba, ma però è stata una partita imbarazzante, eppure Allegri è bravo, dietro. È riuscito a ridargli in 3 giorni un'idea, una forza di gruppo, quello deve fare l'allenatore. Detto questo, credo che quando la Lazio ha preso Matri, di essere stato il primo che ha detto in televisione: questo è un giocatore che è perfetto per la Lazio. Doveva prenderlo prima, magari, ecco. Tutto là. Doveva prenderlo prima, visto che era già sul mercato da prima, ma lui è perfetto, Matri, per come gioca Pioli. Perché è un giocatore che attacca la porta, è un giocatore che attacca la profondità, ha senso del gol, è un ragazzo molto per bene, molto a posto, sì, e quindi da quel punto di vista lì, secondo me, era un investimento che si poteva fare prima. Insomma, chiudo il discorso della Lazio. La Lazio non ha lavorato bene né l'allenatore né la società. La vittoria contro l'Udinese la rilancia, e che posizione di classifica vedi per la Lazio quest'anno, calcolando anche che ha la Coppa, cosa che non c'era l'anno scorso, Maurizio? Non dobbiamo mai dimenticarci l'effetto devastante della Coppa sul campionato. L'Europa League si gioca giovedì. Sì. Giovedì vuol dire tornare nella notte tra giovedì e venerdì, vuol dire riposare poco. Ha effettuato un grande turnover, eh? Un grande turnover da parte di Pioli per domani sera. Ah no, ma deve fare turnover, avendo giocatori a disposizione. Voi ricorderete l'anno in cui alla Lazio c'era Ballardini, quando lui, dopo la Supercoppa italiana vinta contro José Mourinho a Pechino, poi dopo si trovò a fare la Europa League, il campionato, con un organico ridotto, senza Pandev e Ledesma, e con una rosa che a quei tempi lì era molto problematica. Tant'è vero che poi a gennaio Lotito gli prese a Reia i 4-5 giocatori che aveva promesso a Ballardini in estate. Via, Sabriava e Floccari. Porta via tanto, L'Europa League porta via tanto, come dal punto di vista mentale porta via la Champions. Secondo te la Lazio potrà confermare il terzo posto in campionato, la Lazio, quest'anno, Maurizio? Penso di no. Sono sincero con voi, come sono sempre stato. Certo. Quest'anno vedo che l'Inter ha fatto una squadra forte, anche se dal punto di vista del gioco ancora non ci siamo,
perché anche nella partita contro il Milan, chi ha visto la partita, visto che nel primo tempo il Milan ha avuto 3 palle gol, una prima palla gol con Luis Adriano, un tiro di Kučka, no, di Onda, scusa, una grande parata di Handanovic, ha aperto una miracolosa chiusura di Juan Jesus su una diagonale lunga ancora su Luis Adriano. Sul piano del gioco diciamo che il Milan ha fatto leggermente meglio, però è una squadra molto solida l'Inter, è una squadra che sta trovando una forza notevole, ha dei giocatori che possono spaccare la partita come Guarin, ha forza in mezzo al campo con Kondogbia e Melo, davanti è sempre molto pericolosa, Icardi, Jovetic, insomma l'Inter è molto migliorata, la Roma è molto migliorata, la Juventus è ancora la prima candidata al titolo, il Milan, che tutti sottovalutano a mio modo di vedere, quando arriverà all'organico al completo con Bertolacci, Montolivo, un centrocampo più forte tecnicamente, il Milan secondo me è una squadra che può essere competitiva per la Champions, quindi mi sembra che in questo momento Lazio e sotto certi aspetti anche Napoli, anche se il Napoli visto nell'ultima partita è una squadra molto in crescita, se a Napoli avranno tempo e pazienza, perché è una piazza complicata, credo che quest'anno sarà difficile. Mangerà il panettone Sarri, dici Maurizio? Guarda, quello che sta succedendo con Sarri mi ricorda quello che è successo con Sacchi il primo anno al Milan. I risultati non arrivavano, tutta la stampa lo attaccava, dopo l'eliminazione dalla Coppa UEFA ad opera delle Spagnol, partita giocata a Lecce, Berlusconi andò negli spogliatoi e disse a tutta la squadra: Sacchi sarà l'allenatore del Milan anche l'anno prossimo, dipenderà da lui quali di voi rimarranno. Sai cosa significa questo? Significa mettere i giocatori di fronte alle loro responsabilità e dare un segnale fortissimo alla squadra. Questo dovrebbe fare in questo momento De Laurentiis, se crede nel lavoro di Sarri. Io personalmente ho visto lavorare Sarri l'anno scorso e vedo il lavoro di Sarri ora nel Napoli, dico che questo è un allenatore di alto livello. Purtroppo, cosa che non capivano l'anno scorso i critici di Benitez e non capiscono quest'anno i critici di Sarri, ha un organico modesto soprattutto in difesa, perché il Napoli ha 4 difensori, di cui Maggio è un giocatore adatto alla difesa 5 e non alla difesa 4, Albiol è un ex centrocampista, Koulibaly è un giocatore spesso disattento, Goulam è costato lo scorso anno non meno di 7 punti per i suoi errori individuali. Poi c'è Isai, venuto dall'Empoli. Kirikes, dal Tottenham. Allora, Isai è bravino e secondo me quando Strinic starà bene fisicamente giocherà Isai a destra e Strinic a sinistra. Perché sono due giocatori affidabili. E Maggio? Maggio secondo me non gioca. Ah. Non gioca, ma è un giocatore disattento. Ma avete visto anche domenica scorsa il gol che ha preso, il primo gol dell'Empoli? Lui, in quella situazione lì, Maggio non deve guardare l'uomo, deve guardare la linea e salire. Vero. Perché se lui sale, di Saponara, sì, Saponara. Sì, sì. Anche Albiol ha sbagliato, perché Albiol la lettura è più complicata, quella è una palla contrastata, quindi di solito sulla palla contrastata tu non fai mai il fuorigioco. Quindi lui non sapeva bene cosa fare, l'automatismo però richiede che se gli passa, vede che c'è un avversario vicino, lui deve preoccuparsi di marcare Saponara, non deve preoccuparsi di guardare la palla. Parlando dell'Empoli, Maurizio, quanto è intelligente Giampaolo, che ha continuato sulla falsa riga lasciata da Sarri? Perché l'Empoli continua a strabiliare per come gioca. Giampaolo quest'estate ha cercato di cambiare gioco, tant'è vero che è stato eliminato dalla Coppa Italia giocando 5-3-2. Corsi, che è un personaggio che capisce di calcio e soprattutto ha un presidente a tempo pieno, nonostante abbia delle aziende grosse, gli ha fatto subito capire che 3-5-2 non andava bene e che doveva tornare a lavorare su quello che aveva fatto Sarri l'anno scorso. Miracolosamente la squadra ha fatto un change, ha fatto le ultime due partite che ho visto benissimo con il Milan a San Siro e benissimo primo tempo contro il Napoli. Sì, sì, un gioco quindi, splendido, splendido. E quindi lui è stato intelligente, anche se occorre dire che
la sua idea di partenza era sbagliata e il lavoro è quello che ha fatto Sarri l'anno scorso. E infatti, no, ma si vede, l'Empoli continua a stupire, ragazzi. L'ultima e ti lasciamo, Maurizio. Roma-Barcellona stasera, che partita t'aspetti? La Roma avrà tratto insegnamenti da quei 7 gol dell'anno scorso del Bayern? È difficilissimo giocare contro il Barcellona, perché è una squadra che tecnicamente ha una superiorità straordinaria, ma anche come gioco è una squadra che conosce tutto, sa far tutto in tutte le situazioni, e poi c'è Messi, e poi c'è Neymar, e poi c'è Rakitic, ci sono giocatori di altissimo livello come Suarez. La Roma mi è piaciuta, diciamo all'80% contro la Juventus, per l'atteggiamento, pressing ultraoffensivo, una squadra coordinata, una squadra che fa forza ma anche organizzazione. Mi è piaciuta pochissimo a Frosinone. A Frosinone è stato un mezzo disastro. Però può darsi che avesse la testa già al Barcellona, Maurizio? Ma per me sì, nel senso che ne parlo spesso anche con amici che hanno partecipato da protagonisti alla CEN. Mi dicono che inconsciamente, prima delle partite importanti, si tende sempre a, diciamo, non dico tirare la gamba indietro, ma mentalmente a fare meno. Certo. Mentre invece le partite successive alla Champions si vive sull'entusiasmo che queste partite di solito trasmettono. Quindi credo che da un certo punto di vista sì, a mio modo di vedere ha sbagliato Garcia la collocazione di Totti, perché a mio modo di vedere Totti trequartista oggi non lo può più fare, c'è 38 anni, soprattutto non lo può più fare dall'inizio. Totti potrebbe la prima punta giocando in aria con Dzeko che gli gira un po' intorno, ma a mio modo di vedere, se Garcia è furbo, lo utilizza come veniva utilizzato Altafini nella Juventus degli anni 70 e come Lucescu utilizzava Baggio nell'Inter, cioè entri nell'ultima mezz'ora, negli ultimi 25 minuti, quando le squadre calano di intensità e tu con la tua qualità fai le differenze. Sicuramente, sicuramente. Maurizio caro, t'ho trattenuto anche troppo, so che dovevi andare prima, sei sempre gentilissimo, adesso disponibilissimo, un grande, tornerò a disturbarti, lo sai, un abbraccio grande, oh, e buona stagione caro, è l'inizio, quindi un caro in bocca al lupo, come sempre.